Al De Coubertin di oggigiorno si sfidano Oggionese e Oratorio Bulciago. I padroni di casa arrivano dalla vittoria esterna per 3-1 contro il Robbiate. Gli ospiti invece cercano i 3 punti dopo la sconfitta interna contro il Verderio per 4-0. L'Oggionese parte con un 4-4-2, tra i pali Tramuzzi. Linea difensiva composta da Spreafico, Caddaga, Gorniakovic e Bonacina. A centrocampo D'Alconso, Panzeri Marco, Panzeri Matteo e Dodic, a sostegno delle 2 punte Citterio e Magno. Anche il Bulciago opta per il 4-4-2. A difendere la porta degli ospiti, Nava. In difesa Albanese, Galbusera, Valsecchi, Pirovano. Centrocampo composto da Amati, Ripanti, Somaschini e Ussani. In attacco Vanini e Turati. Oggionese subito all'attacco con Magno, che in area di rigore si gira benissimo, ma il suo tiro è alto sopra la traversa. Dopo qualche minuto è ancora l'Oggionese a rendersi pericolosa, stavolta con Citterio, che prova la mezza rovesciata, ma anche stavolta il pallone non c'entra il bersaglio. Oggionese padrone del match. Al 15° si porta in vantaggio. Citterio mette un cross rasoterra in mezzo. Magno lascia scorrere il pallone che arriva tra i piedi di Dodic, che è bravo ad insaccare il pallone alle spalle di Nava, portando così i suoi in vantaggio. Il Bulciago prova la reazione alla mezz'ora con questo tiro di Hussani, che però non impensierisce Tramuzzi, che blocca senza problemi. 5 minuti dopo però è ancora l'Oggionese a rendersi pericolosa con Dodic, che entra in area dalla sinistra, mette il pallone in mezzo. Ne esce un'azione confusa che D'Alconso non riesce a finalizzare al meglio. Primo tempo che finisce qui, le squadre che vanno a riposo sull'1-0 per i padroni di casa. Nel secondo tempo la storia non cambia, è sempre l'Oggionese a fare la partita e al 52° arriva il gol del 2-0 con questa bella incursione di Magno che mette in mezzo e Citterio è bravo a segnare. Il gol che chiude definitivamente la partita arriva al 57°, la palla arriva a Citterio, che con grande freddezza scarta il portiere ed è 3-0. Arrivano i primi cambi al 60°, esce Dodic, entra Vitali per l'Oggionese. Ed esce anche Pirovano per Arrigoni tra le fila del Bulciago. Partita che cala di ritmo con l'Oggionese che gestisce la palla e il Bulciago che non si rende pericolosa. Al 79° però arriva la reazione d'orgoglio degli ospiti col tiro di Pastininzi subentrato a Somaschini al 65°. Nei minuti finali giallo a Gorniakovic per ostruzione su Vanini. Partita che finisce così e Oggionese che vince 3-0 sull'Oratorio Bulciago. Siamo qua con Citterio, attaccante dell'Oggionese. Allora oggi doppietta per te, partita perfetta diciamo. Sì, partita perfetta, vabbè, l'importante è sempre che vinca la squadra, alla fine il nostro obiettivo è quello di fare un buon campionato e se possibile di vincerlo, poi ovvio che far gol fa sempre piacere, però ripeto, una volta che vince la squadra, segno io e segna qualcun altro, va sempre bene. L'obiettivo della squadra è la promozione? Sicuramente, l'obiettivo della squadra è quella e stiamo lavorando per quello, speriamo in bene. Ok, grazie mille. Prego. Siamo qua con Corniali Sergio, mister dell'Oggionese. Mister, con questa vittoria continua il filotto di vittorie consecutive, la squadra sta andando molto bene. Sì, penso che sia solo il frutto del lavoro fatto in settimana che ci garantisce poi di esprimere al meglio la partita domenica. Il gioco riusciamo a imprimerlo, quindi il fattore principale è quello, un lavoro sereno e tranquillo durante la settimana. Obiettivo promozione? Partita dopo partita, siamo in corsa, giochiamo, cerchiamo di fare bene, ogni domenica c'è un ostacolo da superare e per me è solo quello, andiamo avanti con questa teoria.
Grazie. Siamo qui con Oltolina Alberto, mister del Vulciago. Mister, partita, diciamo, la squadra non è mai entrata davvero in partita, non si è mai resa pericolosa. Se c'è poco da dire, la partita abbiamo giocato molto sottotono rispetto ad altre prestazioni, tipo quella del Foppinico, dove siamo andati a vincere in casa loro. Onestamente c'era la giustificazione che mi mancavano 7-8 giocatori, abbiamo dovuto convocare 5 juniores e avevamo un giocatore in campo che arrivava da un infortunio di 2 mesi alla caviglia. Comunque la prestazione è stata completamente insufficiente. C'è da dire che abbiamo giocato contro una squadra che ha iniziato il campionato con un budget decisamente superiore al nostro. E niente, dobbiamo solo lavorare e cercare di migliorarci. No, tentiamo comunque di arrivare ai playoff, perché il campionato comunque è lungo. Abbiamo visto quasi tutte le altre squadre, tranne il Verderio e la Loggionese, diciamo che sono praticamente sul nostro livello le altre, perciò si può giocare ancora per raggiungere l'obiettivo dei playoff. Grazie.